malattie infettive da decenni sotto controllo che tornano a essere una minaccia, procedure chirurgiche anche banali che mettono a rischio la vita dei pazienti, medici disarmati di fronte ad un'ampia gamma di infezioni. È lo scenario che potrebbe delinearsi a causa della crescente diffusione di batteri resistenti in grado di difendersi e sopravvivere alle terapie antibiotiche. Si apre dunque anche in Italia, paese europeo con le più elevate percentuali di resistenza verso quasi tutti gli antibiotici, il dibattito sulla ricerca e il corretto uso di questi farmaci. Tra i nuovi approcci si fa strada il One Health, vale a dire una nuova visione della salute umana e di quella animale, intesa come salute unica. In modo particolare abbiamo un grosso problema relativo alle Klebsiella, di multiresistenza ai farmaci, non solo ai carbapenemi per esempio, ma addirittura comincia la resistenza alla colistina, che è stato un farmaco, è diventato un farmaco salvavita, da che era un farmaco ormai andato quasi in disuso. E questo per quanto riguarda le Klebsiella, ma anche la Cinetobacter ha una situazione del tutto simile. Non stiamo messi bene neanche per quanto riguarda la resistenza al batterio stafilococco, gli MRSA che sono piuttosto diffusi, anche se questo problema rispetto per esempio a quanto segnalato negli Stati Uniti è forse di portata inferiore rispetto a quello dei gram negativi. L'impegno delle case farmaceutiche è senz'altro quello di continuare a impegnarsi innanzitutto sul fronte della ricerca. Quando parliamo delle malattie infettive, quindi degli antibiotici, degli antifungini, parliamo anche ovviamente di tutti quelli che sono le innovazioni relativamente all'HIV, l'HCV, è importante che ci sia una ricerca che punti sull'innovazione e che sia una ricerca continua, perché si può e si deve fare sempre meglio. Ma è altrettanto importante imparare finalmente a usarli meglio, nel senso che altrimenti torneremo da capo nel corso di 10 anni, nel senso che le nuove molecole, se noi continuiamo poi a usarle male, a usarle troppo, a non darle in mano agli specialisti, finiremo di perdere anche le nuove molecole. Quindi è una questione di cultura, di cambio generazionale di cultura.